Buongiorno e buonasera, traders di tutto il mondo, criptoniani, elettiani, codiciani che mi seguite nel mio giro del mondo ad Aruba, settima tappa. Oggi, se ho messo questo camicino è perché c'è qualcosa di speciale da festeggiare. Qui in questa fantastica location ci troviamo al Marriott di Aruba. Siamo venuti a festeggiare un risultato stupendo che abbiamo ottenuto insieme. Che ho ottenuto io, ma che avete ottenuto voi, che siete nel mio team di trading sulle cripto. Si parla di un risultato molto importante, di un 360% in un mese, sulla mia personale cripto preferita. Sarà anche per questo che è la mia preferita. Si tratta di, sapete oramai tutti, Solana. Solana che oggi, nel giorno del suo festeggiamento, perde un 9%, ma cosa le vogliamo dire? Dopo aver fatto il 360% in 30 giorni, forse dobbiamo capirla, un piccolo ritracciamento. Oggi parleremo di questa impresa che abbiamo realizzato, di questo segnale di trading che abbiamo portato a casa insieme a tutte le persone che sono nel mio team di cripto. Vedremo come è nato questa operazione e vedremo che cosa c'è da imparare da questo trade. Perché c'è una cosa molto importante da imparare da questa operazione. Perché? Perché quando questa operazione è nata, io ho acquistato Solana a massimi, a quelli che erano i massimi di allora. I massimi di allora, vediamo se qualcuno si ricorda qui in chat, di chi è già nel mio team di trading sull'Ipto, a che prezzo l'abbiamo acquistate. Intanto condividiamo il conto di trading di Binance per questo esordio inizio di puntata strepitoso. Vedete, eccoci qui, siamo su Binance e potete vedere l'account in questo momento. Vediamo chi si ricorda dei miei traders a che prezzo abbiamo acquistato Solana. Intanto salutiamo tutti gli intervenuti e diamo la buonasera a tutti quanti da Facebook, da YouTube, da qualunque tipo di località voi vi colleghiate dal vostro fuso orario più o meno bizzarro. Primo webinar spettacolare da Codiciano ieri, diremo una cosa che è un pensiero che ho condiviso ieri in questo webinar. Due ore quasi, si è scaricata anche la batteria del computer a un certo punto, un pensiero importante sulle aspettative dei risultati e come le cose accadono. Allora, le prime Sol le abbiamo prese a 33, le prime Solana le abbiamo prese a 33, quindi avremmo fatto quasi il 600%. Questo è un dato. Poi abbiamo aggiunto in modo più però considerevole intorno a 65. Allora andiamo a prendere un grafico di Solana, così andiamo a vedere cosa è accaduto. Allora, quando abbiamo aggiunto Solana, eccolo qua, questo è il mio portafoglio, Solana. Andiamo a vedere Fai Trading, se si apre, dove è Solana contro USDT. Andiamo contro euro, fa lo stesso. Vediamo intorno a 65, si apre la piattaforma, sì. Guardate qua quando era 65 sui massimi. Allora vi faccio una piccola preview. Allarghiamo il grafico, togliamo il commento così si vede meglio. Allora, senza la leva, io non utilizzo la leva, non raccomando solamente di usarla, ma proibisco di usarla. Allora, siamo entrati a 30 qualcosa dollari con le prime posizioni, ma il mio incremento è avvenuto, più importante, quando rompeva questi massimi. A onor del vero, vi potete gustare questo video YouTube, che è il video segretatissimo che vi condivido,
che è il video in cui io dicevo che sarei entrato su Solana aumentando le posizioni. L'ho fatto in più occasioni. E questo è il video che mandavo a chi era già nel mio team di cripto. Ok? Lo trovate anche nella pagina di iscrizione al webinar per entrare a far parte del mio team di trading cripto, dove potrete ricevere tutte le mie operazioni e anche il metodo operativo del mio team. Siamo in quattro, io, Carosi, il tattico e l'operativo. Quindi sostanzialmente siamo entrati in più occasioni, la prima volta 30 circa, la seconda volta sopra i 60. E io ho tenuto l'operazione, quindi sono entrato la successiva volta la rottura dei massimi, quindi sapendo chi erano i massimi storici. Ho tenuto botta, non ho mai chiuso. Oggi Solana ritraccia di un 9% e rotti, ma sostanzialmente la posizione è una posizione in cui credo. Quindi non è un mordi e fuggi, è un trade che abbiamo fatto con tutto, diciamo così, il credo nel progetto. Sapete che io tengo a questo settore perché questo settore, il settore degli smart contract, è sostanzialmente il settore più importante e pregnante del mondo delle cripto. Perché? Perché sono quegli progetti, c'è Solana, c'è ADA, c'è sicuramente Ethereum, sono quei progetti che hanno come base la tecnologia della blockchain da condividere con tutti coloro che vogliono realizzare degli smart contract, come ho fatto io con il mio Max Token, che arriverà copiosamente nelle tasche dei miei studenti e dei miei trader mano a mano nelle settimane. Alcuni di voi cominciano ad essere contattati perché stiamo mano a mano svolgendo la procedura. Io chiaramente non mi sono creato una mia blockchain, non è il mio core business, mi sono appoggiato a una blockchain esistente. Ho scelto Ethereum, che è la più sicura e famosa da sempre. Solana è una di queste strutture, quindi una blockchain che ti dà la possibilità di realizzare il tuo token, il tuo smart contract. E una delle caratteristiche di questa blockchain, per introdurre un termine un po' complicato che semplificherò tantissimo, è che non è proof of work ma proof of staking. E grazie a questo concetto, nei prossimi giorni parleremo di come mettere dei soldini che uno magari ha fatto come investimento, come ho fatto io su Solana, in staking per guadagnare delle percentuali l'anno di resa senza fare nulla, e capiremo il concetto di proof of working rispetto a proof of staking. Comunque per ora vi basti sapere che questa cripto, questa alternative coin, fa parte di quel settore che è quello degli smart contract, che io preferisco perché è proprio il cuore del mondo delle cripto, cioè più di questo non ce n'è. Ieri facevo un webinar a porte chiuse, quindi con il mio team del Forex, che è un team oramai nutritissimo, perché abbiamo quasi raggiunto, sfiorato 600 il numero dei membri che ne fanno parte, e parlavo di un concetto importantissimo. Quando ho iniziato a fare trading era il 97, non solo non c'erano le cripto, ma non c'era nemmeno la bolla delle dot-com. Ebbene, nel 97 non avrei mai potuto immaginare che un giorno avrei tradato le cripto, non avrei mai potuto immaginare la storia che mi ha separato da quella fatidica data della mia prima operazione in borsa a oggi. Neanche le disavventure incredibili che oggi mi hanno permesso di essere Max, perché ne ho passate un bel po', e non solamente nel trading online. Come ognuno di noi sa, la nostra diciamo così pellaccia è forgiata da tanti eventi personali, professionali e nel mio caso anche di trading. Ora, una cosa che precisavo e poi vado subito ai commenti è questa: ognuno di noi vorrebbe ottenere nei suoi tempi certi risultati e obiettivi, e ieri condividevo un pensiero, mi è venuto in mente quando ogni tanto penso a cosa dirvi, che è questo: immaginate che noi sostanzialmente la nostra vita è come se avessimo sul tavolo il Monopoli, no? Lo conoscete tutti il Monopoli, fa
fatalità, arriva sempre il sole, quando io avevo organizzato tutto prima di iniziare. Vedete, questa è una delle carte delle probabilità o degli imprevisti da cui dovete pescare. Quindi ci sono continuamente delle carte di probabilità e imprevisti che dovete pescare sul vostro tavolo. Ci siete? Da quella che fai la diretta e arriva il sole, a quella che fai la diretta e magari ti cade tutto. Ora, la cosa fondamentale su cui vi dovete concentrare non è quello che vi farà fare la svolta, ma il passo che ogni giorno dovete fare dopo quello successivo. Quindi se io faccio ogni giorno un passo, faccio un più uno, un più uno, un più uno, un più uno, facendo ogni giorno ciò che mi compete, mi preparo, ogni giorno miglioro leggermente dal giorno prima, non faccio mossa che mi fa svoltare. E tenete presente che a un certo punto della vostra vita, come capita a tutti statisticamente, passa il treno. Non passa una volta sola, passa più volte. Solo che se passa quel treno, quella è la carta degli imprevisti o delle probabilità del Monopoli che vi fa moltiplicare. Quindi in quel momento non è più uno più uno più uno più uno, ma è tutto quello che avete fatto fino a quel momento, avete la possibilità di moltiplicarlo per 3, per 10, per 12, chi lo sa. Solo che per capire che quella è un'opportunità o per capire che quella è una sola, non solana, ci vuole sicuramente una competenza. Raccontavo un'indiscrezione ieri a un webinar con i 12 anni dicendo che se io avessi avuto i soldi e le competenze di oggi, 10 anni fa, probabilmente non mi sarei lasciato sfuggire la possibilità di fare un broker di Forex. Oggi, con le competenze che ho, i soldi che ho, decido di non farlo. Uno, perché la mia libertà non apprezzo, l'altro perché il momento è sfuggito. Quindi devi capire se è un treno o un treno passato, perché c'è chi si ostina a quel punto, avendo competenze e soldi, fa una cosa che doveva far prima. Quindi anche chi ha competenze e soldi deve capire qual è il treno del momento. E quindi Max oggi coglie il treno del momento, in realtà è iniziato nel 2020, l'anno scorso, tra il 2019 e il 2020, insomma, a fare il treno sulle cripto, ritenendolo oramai un mercato maturo, degno della nostra attenzione, non più un mercato che doveva ancora dimostrare delle cose. Ma è così per tante cose, per cui non abbiate la fretta, io lo dico a voi perché l'ho imparato a mie spese e non da 100 anni a questa parte, ma diventando più saggio, consapevole, maturo nell'accettare il momento in cui il destino, non lo programmi tu, passa con il treno nella banchina dei treni e ti dice c'è un treno, quel treno lo vuoi prendere? Sì o no? Quel treno ha una moltiplica in riservo per te, 3, 10, 12. Se non sei preparato, quando tu scommetti le tue capacità, scommetti il tuo denaro, scommetti la tua preparazione, rischi, se non sei pronto, di farti spazzare via le fish. Ora, siccome noi non giochiamo d'azzardo, noi non giochiamo a buttar via, noi non giochiamo a lascio raddoppia, ma in ogni caso, se non sappiamo riconoscere il treno, non abbiamo le competenze, comunque possiamo sbagliare l'investimento, sbagliare un timing, e molto spesso questo significa buttare via soldi, tempo, energie. Allora è chiaro che dobbiamo essere preparati, è chiaro che non dobbiamo giocare d'azzardo, è chiaro che dobbiamo sapere cosa stiamo facendo. E questo ci si ripropone in più occasioni. Io su Solana ho portato la mia quota di partecipazione circa 30.000 euro, grazie ai profitti realizzati. Potevo anche decidere di mettere di più, potevo anche decidere che siccome mi piaceva avrei messo tutto il mio capitale, oppure come qualcuno scrive avrei potuto usare addirittura la leva. Niente di tutto ciò. Se io voglio partire dai miei 275.000 euro del mio conto cripto e portarli a moltiplicarsi per 12 e farlo davanti a tutti, devo sapere alcune cose. Non posso prevedere il flash crash dell'altro giorno, non posso prevedere se oggi Bitcoin fa più 3 o meno 3, ma devo sapere alcune cose certe, e tra queste cose certe devo sapere come non venire spazzato via dal mercato per nessuna ragione al mondo. E tra queste ragioni c'è
che assolutamente io non devo usare la leva finanziaria, altrimenti come tanti piccoli sfarfalloni il giorno del flash crash vengo spazzato via inesorabilmente dal mercato. Ne approfitto per salutare Andrea Carosi, membro onorario del team, il comandante del team di Crypto Commando, che vi aspetta nel nostro team operativo delle cripto. Oggi abbiamo iniziato quindi celebrando un dato del 360% ottenuto su Solana. Non è l'unica operazione che abbiamo fatto, ma sicuramente è degna di nota per una serie di motivi: per il progetto che rappresenta Solana, per il fatto che siamo entrati a $30, abbiamo aumentato le posizioni a 65 e poi ancora, e abbiamo fatto un bel bottino. Tutto questo accadeva, testimonianza nel video che abbiamo deciso di pubblicare in pubblico, ma che base è riservato al team Crypto, poiché è stato pubblicato in ritardo, questo passaggio che potete vivere così come l'hanno vissuto le persone che già erano dentro. Ma adesso salutiamo i nostri amici presenti e andiamo un po' in chat. A questo punto andiamo a prendere qualche commento. Allora, prima domanda tecnica: quando liquidi una posizione va in euro o in bitcoin? Dipende. In questo momento vado in bitcoin perché io credo nella ripartenza del mercato delle cripto. Quindi se io fossi in una fase schiscia, la fase schiscia l'abbiamo vissuta quando il mercato delle cripto scendeva forte e quando il mercato delle cripto viveva una fase di assestamento. Allora io in quel momento con il mio team facevo segnali operativi di trading e poi quando li chiudevo tornavo nella mia valuta euro, perché non ero convinto che il mercato fosse pronto a ripartire. Per me, e questa è una cosa su cui io mi sbilancio, perché voi sapete che non sono mai qui a fare video semplicemente informativi o divulgativi, ma io mostro sempre la mia operatività e quindi prendo dei rischi, altrimenti come cavolo faccio a fare trading? Ho un'aspettativa di mercato cripto che parta, che vada in bull run, che comunque sia positivo, sia in crescita. Quindi preferisco, quando chiudo i miei segnali di trading, lasciare comunque in una valuta cripto, chiamiamole così, i miei depositi. Quindi se io faccio un segnale di trading, di base torno in una cripto, ad esempio Bitcoin. Quindi magari anziché fare il segnale contro euro, contro dollaro, uso il Bitcoin. Ho una riserva di Bitcoin, lo scopriremo nelle prossime dirette, e la utilizzo per fare trading con i segnali che non faccio io in questo caso. Sono segnali speculativi su qualunque cripto ci passi per mano e che fa il mio team, capitanato appunto da Carosi Andrea. E finito tutto, torno in Bitcoin, in euro. Ok? Chiaramente il 360% l'ho fatto con i soldi che ho investito su Solana, non con il conto. L'ho fatto con i soldi investiti su Solana. Adesso la mia partecipazione è salita fino a circa 30.000, adesso è sceso un po', perché chiaramente Solana oggi ritraccia e anche negli ultimi giorni. È chiaramente uno strumento a cui io tengo particolarmente, non perché me ne innamoro così per così, ma perché ho dei motivi per cui innamorarmene. Non è un segnale speculativo e basta, come altri segnali invece che facciamo, da cui entriamo, usciamo di solito in pochi giorni, qualche volta in poche ore. Ok? Allora, il nostro team non si occupa di fiscalità e non ci interessa occuparcene. Chiaramente la fiscalità cambia a seconda che tu sei residente in un paese o in un altro, che dichiari con la società o dichiari come persona fisica, per cui non facciamo nessun tipo di consulenza fiscale, ok? Chiaramente qualunque paese tu frequenti dal punto di vista fiscale, di base i proventi che fai li dichiari. Faremo comunque una puntata sulla fiscalità prima o poi. In ogni caso non ci occupiamo di darti un'assistenza da questo punto di vista con qualcuno dei nostri, nel senso che ognuno poi dichiara nel suo paese come vuole.
Allora, chi è il nostro team operativo di cripto sa che Solana è uno degli N progetti su cui abbiamo investito e sa che facciamo fly to quality. Cosa vuol dire? In certi momenti ci spostiamo da alcuni progetti ad altri perché c'è un momentum che ci interessa. Per esempio su Solana siamo entrati aumentando la posizione perché era già uno dei progetti che monitoravamo che faceva parte del nostro Crypto Commando Index. Ci sono più di 20 progetti, li abbiamo scelti in collaborazione con il mio team operativo Paolo, che è colui che bazzica nel mondo delle cripto da sempre e che ha realizzato il mio Max Token. Perché li abbiamo scelti anche in collaborazione con lui? Perché cavolo, lui sa di tecnologia, sa di questo mondo e quindi ci ha dato un aiuto a scegliere dal punto di vista non solamente speculativo, ma anche dello strumento come progetto. Quindi che cosa facciamo? Abbiamo alcuni strumenti su cui abbiamo investito dei soldi che rimangono lì e non togliamo per nessuna ragione al mondo, e in alcuni momenti ci spostiamo da alcuni strumenti all'altro perché riteniamo che sia il momentum anche tecnico in cui lo strumento può pompare. Proprio a cavallo tra il weekend e oggi abbiamo fatto 3 spostamenti di questo tipo e chi è nel team crypto lo sa. Vedremo i risultati con tutti chiaramente qui in live e chiaramente chi è nel team riceve le manovre mano a mano che le facciamo. Contestualmente a questi spostamenti che facciamo in progetti in cui crediamo facciamo appunto i segnali di trading che possono essere H4, daily o weekly su strumenti invece speculativi di qualunque tipo. Ci siamo tradati anche tempo fa quando c'è stato il momento Shiba, per dire, no? E ne abbiamo fatti diversi che arriveranno. Fra l'altro proprio oggi aggiornavo la preparazione delle slide che il mio team sta facendo per il 20 di settembre per presentarvi il progetto per entrare nel mio team di cripto e alcune cose ci metto mano personalmente e andavo ad aggiornare le statistiche dei segnali operativi. Sapete quanti trade abbiamo sbagliato da quando mandiamo i segnali operativi speculativi nel team delle cripto? Guardate qua che sbilanciamento. Allora, abbiamo sbagliato 0 operazioni, cioè non 1 o 2, ne abbiamo sbagliate 0. Quindi il 20 di settembre durante il webinar vi facciamo vedere la strisciata delle operazioni che abbiamo mandato, il bancomat delle operazioni che abbiamo mandato al team crypto e ho scoperto che le operazioni chiuse in perdita sono né più né meno che 0. È una roba difficile da digerire. Infatti quando oggi ho scritto ho chiesto il rendiconto in WhatsApp al mio team operativo dove c'è Carosi, il tattico operativo, quando mi ha mandato il risultato della tabella ho visto 0 e ho detto questo da digerire è troppo difficile, però così è così è andata e lo posso dire perché dentro ci sono i membri del team che lo possono confermare. Quindi 0 operazioni chiuse in perdita non sono segnali di investing, questi sono segnali speculativi, ripeto, che facciamo su qualunque tipo di strumento sia tradabile e su Binance ce ne sono a centinaia. È anche vero che se non è il momento di tradare, non ci vergogniamo a dirlo, noi non tradiamo, cioè mandiamo segnali operativi di trading, fine. Se non è da fare, non si fa. Non ci preoccupiamo di chi dice, ma tutti i giorni bisogna mandare un segnale. Non ce ne frega nulla di tutto ciò, noi se non c'è da tradare teniamo le mani in tasca, al limite facciamo operazioni ad esempio di investing eccetera, ma non mandiamo segnali speculativi, non ci interessa esporci per forza, facendo segnali per forza, se in quel momento è meglio non rischiare di perdere soldi, fa parte della nostra oculatezza e della nostra professionalità, essere dei cecchini. Questo chi è dentro lo sa e lo ribadiremo meglio ancora della prima edizione il 20 di settembre, perché è inutile tradare se non è il momento di tradare, ok? Parleremo anche di questo il 20 di settembre,
chiaramente dipende poi da uno quanto decide di rischiare col money management, perché noi facciamo un discorso quando parliamo di money management, perché chiaramente è il servizio più completo che ci possa essere, perché ci sono quattro tipologie di operatività tutte in uno, eh? Non c'è solo investing, non c'è solo weekly, non c'è solo daily, non c'è solo intraday H4, c'è tutto in uno. Quindi facciamo un discorso di money management. Noi, nel momento in cui abbiamo perso di più, abbiamo il track record che lo giustifica, e il 20 ne parleremo se lo vorrete. Poi chiaramente, se voi aumentate il rischio, diminuite il rischio, questo cambia il drawdown. Ok, benissimo. Diciamo che Ripple non è tra quelle che mi entusiasma particolarmente. Allora, mi interessa poco cosa farà la Fed. Io ho una view sul mercato Forex rialzista del dollaro che rimane. Quindi poi oggi i mercati Forex mi pare stiano accondiscendendo la mia view, però al di là dell'oggi e del domani, diciamo che a me interessa poco, perché sono convinto che indipendentemente da quello che diranno, le cose andranno come devono andare, cioè long di dollaro. Ok, vediamo altre domande. Complimenti per il cappello, grazie. Ogni volta che io faccio il giro del mondo e cambio la tappa, compro un cappello specifico. Le camicie invece so che sono discutibili, ma sono tutti acquisti che ho fatto ad Aruba, sempre per dei festeggiamenti che volevo fare. Quindi il lancio della Maxi Missione Impossibile, in cui ho comunicato che voglio moltiplicare per 12 il nuovo account cripto da 275.000 euro, come abbiamo fatto con quello da 3.600 a cavallo tra il 2019 e il 2020. E allora, quando ho questi annunci da fare, da celebrare, voi sapete che io voglio festeggiare risultati positivi, perché le emozioni positive dei festeggiamenti, dei risultati positivi, devono stare insieme a noi, che ci aiutano a creare quella flora di neuroni, tanti o pochi che ne abbiamo, che ci aiutano a fare trading dal punto di vista psicologico, così come la flora batterica è importante, soprattutto nel giro del mondo, perché vi mangiate qualunque cosa che esista sulla faccia della terra, anche delle schifezze. Io sono stato a fare la crociera sul Nilo con un'imbarcazione a vela tipica egiziana e sciacquavamo le tazze nel Nilo. Non ho nessuna vergogna a dirlo, è stata l'esperienza in assoluto più bella della mia vita, e quindi immagino di avere una flora batterica con dei batteri grandi così. Anche il nostro cervello, i neuroni devono essere come i batteri, ci devono essere neuroni, chiamiamoli positivi, che sono carichi di emozioni positive e si nutrono di emozioni positive quando abbiamo dei risultati da festeggiare. Io questa cosa l'ho capita negli anni, quindi non mi fermo, cioè non vado avanti di continuo, mi fermo, festeggio, perché queste informazioni, questi risultati positivi devono nutrire i miei neuroni, tanti o pochi che siano, brillanti o meno che siano, perché questo mi aiuterà come memoria ad affrontare le situazioni difficili. Mi è importante avere un'alimentazione sana, dal punto di vista emotivo. Per questo io mi fermo, festeggio. Ci sono momenti in cui abbiamo chiuso operazioni importanti, 137.000 da luglio nel Forex, 60.000 poi ad agosto, ma l'anno scorso ho chiuso trade da più di 100.000, da 200.000 è stato il mio record durante eccomi qua, tornato, era caduto tutto perché ci possono essere dei problemini tecnici. D'altro canto siamo collegati con una sim straordinaria dell'operatore Setar,
Se venite da Aruba e volete stare tanto e vivere, lavorare ad Aruba, Setar è l'operazione più potente che c'è. Danno una sim in upload, download, in download fa più di 100, in upload fa più di 15-20. Però qualche problemino ogni tanto c'è per una serie di motivi, ok? Allora, vediamo un po', faceva meno 9 Solana, vedete che abbiamo festeggiato, fa meno 6. Allora, torniamo ai vostri interventi. Allora, la scuola di Crypto Commando riapre il 20 di settembre. Sul sito, se andate, non c'è nulla, c'è un bel coming soon. Perché, a parte qualcuno che ha visto la pagina per 2 ore, che è andata online per errore e ha già fatto la richiesta info. Vi amo, vi amo. Però la pagina è in coming soon perché andrà online dopo la presentazione del 20 di settembre alle ore 21. Per cui a quel punto vedrete la pagina Crypto Commando. Il 20 di settembre riaprirà chiaramente Crypto Commando. Ok? Allora, attenzione a questi stronzi, chiamandoli col loro nome, mi hanno clonato il profilo, non dategli retta, mi hanno clonato il profilo, poi probabilmente qualcuno segnalando i profili di questi stronzi ha segnalato anche il mio e mi hanno bannato anche il mio profilo di Instagram e quindi sto cercando di recuperarlo. Questi stronzi usano le mie foto, creano dei profili fittizi col mio nome e scrivono sotto i commenti. È una piaga con cui stiamo già lavorando e combattendo, ma a quanto pare i social, Facebook e YouTube, sono i primi responsabili di questa piaga perché non riescono a capire rapidamente che sono profili clonati e a quanto pare hanno bannato anche il mio e di mezzo ci sono andato a finire anche io col mio Instagram. Quindi io non prometto di fare nulla di tutto ciò, vi chiedono dei soldi da depositare su alcuni broker. Siamo riusciti a bannare questi profili, alcuni, ma loro li rifanno. Abbiamo anche denunciato alla Consob questo broker che probabilmente verrà passato al setaccio, però in ogni caso loro continuano a rompervi le palle e io più di quel tanto non ci posso fare nulla perché a quanto pare i social intervengono come intervengono. Allora, grazie della domanda. I Max Token. Allora, i Max Token sono in distribuzione, però non vengono distribuiti in modo massivo, ma mano a mano. Vuol dire che ognuno di voi riceverà la richiesta per consegnare i token, perché dal punto di vista tecnologico, ecco qua il bellissimo e famigerato sito dei Max Token che vi arriva in anteprima. Allora, il Max Token verrà consegnato ad ognuno di voi singolarmente, quindi ognuno di voi riceverà una richiesta o potrà fare anche richiesta, ma riceverà sostanzialmente i Max Token attraverso un form da completare, eccetera eccetera. Quindi entro fine anno credo che ognuno di voi li avrà ricevuti, si potranno utilizzare a partire dal 2022, non prima. Li riceverete con tutta la calma del mondo perché dal punto di vista tecnico ci sono alcune cose che dovete imparare per vederli, ad esempio dovete aprire un wallet, eccetera, eccetera, eccetera. Vi posto il link del sito che potete vedere, visitare e iscrivervi per ricevere i Max Token. Comunque noi abbiamo iniziato con un gruppetto da 10, ho iniziato io personalmente, i primi 10 li ho consegnati io, alcuni li ho regalati in diretta, e poi però il mio team ha iniziato, quindi alcuni di voi in queste ore sta ricevendo la procedura per richiederli. Continueremo così a sprombattuto fino a fine anno e poi continueremo perché tutte le persone che entrano nei miei progetti formativi e nei progetti formativi dei miei top trader riceveranno gratuitamente i Max Token.
non è possibile acquistarli perché è un airdrop gratuito, quindi si ricevono gratuitamente per il fatto che si sono comprati dei servizi con noi da quando io sono nel mondo della formazione e i top traders con me. Per cui è un progetto meraviglioso a cui abbiamo dato luce quando ero in Egitto, nella settima tappa del Giro del Mondo. Eravamo allora a Marsalam e abbiamo fatto questo lancio. La prima e unica scuola di formazione al mondo che non solo trada le cripto, ma che ha un suo token di riferimento che può essere utilizzato per i beni e i servizi che la compagnia distribuisce e che regalerà questi token a tutti i suoi studenti in una certa misura sulla base dei servizi effettuati. Ok? Benissimo. Altre domande? Sì. Loro scrivono un po' sotto tutti i video, noi li blocchiamo, il mio team li blocca, li banna e poi alla fine loro creano un altro profilo, probabilmente con dei software automatici. Facebook e YouTube, secondo me, sono poco operativi perché dovrebbero entrare in contatto con noi, validare i profili a un livello tale per cui si capisce che c'è qualcuno che ti sta clonando, ma non sono in grado di farlo, altrimenti lo farebbero. Perché probabilmente qual è il rischio? Che qualche cliente, la maggior parte hanno capito tutti che è una truffa, che è una stronzata, però qualcuno potrebbe incappare nella loro truffa. Però probabilmente Facebook e YouTube ci stanno lavorando, ma non sono in grado di gestire questo problema. Quindi moltissimi profili fake vengono bannati in automatico da Facebook e YouTube, ma non sono in grado di farlo al 100%, ok? Vediamo se c'è qualche altra chat interessante a cui non ho risposto. Ok, benissimo. E oggi il sole fa il giro, vedete le mie spalle, e mi insegue. Il problema è che se mi insegue va a finire sul PC e sul cellulare, ci abbatte la diretta perché va tutto in temperatura. Era imprevedibile, ma spessissimo questa cosa capita perché evidentemente il sole si diverte a fare capolino nella nostra diretta. Quindi abbiamo risposto a Francesco e a tutti quanti. La scuola Crypto Commando riaprirà in occasione del webinar del 20 di settembre e quindi potrete entrare a farne parte tutti voi a delle condizioni speciali, molto tailor made, quindi molto su misura per le vostre necessità. Quindi fino a quel momento, se andate sulla pagina, troverete coming soon, perché siamo in attesa del 20 di settembre, tutti molto impazienti a quanto pare. Saluto Filippo, figlio di Gabriele, che ci segue online e spero in questo momento dal divano insieme al papà. Ciao Filippo, come moltissimi bambini che so che seguono le mie dirette insieme ai loro genitori. E allora, dal momento che il sole vuole fare il furbo e vuole farmi cadere la diretta, sapete cosa facciamo? Ci alleiamo con il sole e ci andiamo a fare un giretto per salutarci tutti quanti e darvi la possibilità poi di vedere Netflix. Ce ne andiamo a fare un giretto veloce in spiaggia qui nell'hotel Marriott, nella Eagle Beach, che è la spiaggia più famosa che c'è qui ad Aruba, è dove si concentrano i principali hotel. L'altra volta vi ho fatto vedere dal nostro residence che si vedevano in fondo sulla spiaggia gli hotel più grandi, e qui siamo esattamente nella mischia. C'è il Marriott, c'è lo Yacht, c'è l'Hilton e ci sono una serie di hotel che sostanzialmente la fanno da padroni. Vediamo se la diretta sta in piedi, vediamo se il modem regge, vediamo se il sole non fa cadere tutto, e se riesco vi faccio fare un giro insieme agli ospiti qui che ci sono al Marriott. E tra poco
Ok, eccoci qua. Allora, questo qui è il mare meraviglioso che sta ad Aruba e che vi ho già presentato in altre occasioni. In fondo laggiù la spiaggia continua e inizia la zona delle villette e dei residence dove stiamo noi, mentre qui c'è la zona degli hotel e alle mie spalle vedete gli altri hotel. Il Marriott è uno dei primi. E c'è il Regency, c'è il Marriott e poi andando avanti ci sono una serie di altri hotel, tra cui lo yacht, tra cui un po' di roba. La spiaggia qui è stupenda, la sabbia è bianchissima, il mare è una roba spettacolare. Adesso pulciamo i piedi, è di un azzurro meraviglioso, è una delle acque dei Caraibi più belle in assoluto che abbia mai visto e ci pulciamo i piedi. E ci facciamo il bagnetto tutti quanti in compagnia. Là in fondo ci sono alcune imbarcazioni con cui si possono fare le visite. Noi preferiamo delle cose un po' meno turistiche, eh? Però diciamo che abbiamo iniziato a fare le snorkeling perché qui ci sono delle zone dove si possono vedere dei pesci meravigliosi. E ci sono delle zone tranquillissime. Questa è la zona più battuta. Noi di solito andiamo nei posti dove c'è meno gente e in queste zone si riesce a fare snorkeling meravigliosamente. Abbiamo passato il weekend a fare snorkeling, abbiamo visto i pesci palla, abbiamo fatto i video con la GoPro, poi magari qualcuno lo riusciamo anche a pubblicare. Si sta meravigliosamente bene. L'isola, come vi dicevo, è molto piccola, avete tutto a portata di mano, è ottimo per il relax. Per le avventure wild a cui vi abbiamo abituati, si parlerà nella prossima meta e nella prossima destinazione. Qua ti riposi, ti rilassi, vivi tranquillo e fai tutto questo. Nel frattempo prepariamo la maxi missione impossibile del 20 di settembre. Signori, e dopo questa visita guidata ad Aruba, io vi do appuntamento a domani, come tutte le sere, alle ore 21, per una nuova diretta con Max alla scoperta del mondo delle cripto, che quando Max ha iniziato nel 97 non c'era, ma che ora che c'è, Max ha meravigliosamente intenzione di tradare. Vi saluto, bagno come di consueto in piscina, perché è tradizione che prima e o dopo la diretta c'è da fare il bagno. Vi aspetto domani alle ore 21, sempre qui sui social, YouTube, Facebook, iscrivetevi ai canali, così non vi perdete le notifiche, e anche a Telegram, Vivere di Trading, così vi aggiorno direttamente io degli orari delle live. Grazie mille, siete nel mio cuore, buona serata a tutti, buon proseguimento con le vostre famiglie, i vostri figli, le vostre donne, le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri genitori e il bim bum bam.